Basilicata promossa per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi comunitari. Ai complimenti del ministro Fitto ieri in regione, il governo lucano chiede risposte alla questione infrastrutture. Basilicata promossa per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi comunitari. Ai complimenti del ministro Fitto, ieri in regione a Potenza, il governo lucano ha risposto ribadendo una maggiore attenzione del governo nazionale, specie per quel che riguarda le infrastrutture. Sentiamo. Se alla Padania ci pensa Bossi con il suo Ministero per le Riforme e il Federalismo, dell'altra metà e più dello stivale sembra occuparsene il leccese Raffaele Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale. Il Mezzogiorno d'Italia e il suo rilancio al centro di un piano per il Sud, un documento programmatico contenente 8 priorità per concentrare e concertare le risorse, 100 miliardi alla cui copertura contribuirebbero le risorse non spese, non programmate e non impegnate dei fondi FAS 2000-2006 e 2007-2013, alcuni interventi strategici, in primis l'infrastrutturazione e sulla razionalizzazione degli incentivi alle imprese. I numeri della Basilicata sull'uso delle risorse comunitarie e sullo stato di avanzamento dei fondi sono assolutamente positivi, ha detto, e non ci sono criticità, un esempio unico al Sud. Noi abbiamo un punto fondamentale che caratterizza il piano per il Sud e le scelte che noi portiamo avanti. Il punto è quello relativo all'obiettivo di concentrare l'uso delle risorse su alcuni grandi interventi strategici. Il Presidente De Filippo è consapevole del fatto che si devono realizzare interventi che lui sostiene e sollecita per ricondurre la Basilicata in un sistema di collegamenti adeguati. Il governo condivide questo lavoro. A breve, io spero entro il prossimo mese, avremo la possibilità di definire quegli interventi che danno una risposta precisa sul tema infrastrutturale che riguarda appunto la Basilicata. In tour per le regioni meridionali, il ministro ha incontrato ieri presso la sede della regione Basilicata il presidente Vito De Filippo, i parlamentari e consiglieri del PDL lucano e il suo sottosegretario Viceconte, nonché i giornalisti, per avviare un percorso comune nell'attuazione di un progetto atteso che risolva uno, forse il più evidente male che la Basilicata patirebbe da sempre, la necessità di una rete infrastrutturale interna ben agganciata anche con l'alta capacità ferroviaria e non solo, alla grande maglia di comunicazione esterna. E Fitto sembra entusiasta della sinergia conquistata con un governo regionale di sinistra, a suo dire collaborativo e per una volta tanto non in contrasto formale ma in piena condivisione degli obiettivi utili al territorio. Oggi mi sembra che ci possano essere le condizioni affinché alcuni nodi fondamentali della storia programmatica e infrastrutturale della Basilicata possano arrivare a compimento. L'intesa con De Filippo è collaudata, anche se non si è ancora andati nel dettaglio delle criticità da verbalizzare nei prossimi mesi. Ci sarebbe il ferro e l'alta velocità o altre capacità, le relazioni autostradali sul versante tirrenico e su quello adriatico, la Salerno-Potenza-Bari, la Murgia-Pollino, la stessa Lauria-Candela nella parte della Saurina, e lo dice il governatore lucano, fiducioso in questo patto che, a suo dire, possa portare a compimento alcuni nodi fondamentali della storia programmatica e infrastrutturale della Basilicata.